Siamo alla quarta puntata del nostro viaggio. Mi pare che questa sera abbiamo un programma piuttosto denso, abbiamo delle cose molto interessanti da dire e da vedere. Rossellini ci ha stabilito un programma proprio, già ci sta guidando a una scoperta graduale del paese. Forse sarà opportuno che io le dica dei dati di indole generale per avere un quadro preciso di quello che è l'India. L'India è appena il 3% delle terre coltivate del globo. E su questo 3% delle terre coltivate del globo vive un sesto della popolazione del mondo, cioè vivono 400 milioni di uomini. È un paese relativamente piccolo e sovrappopolato. Perché è sovrappopolato? Le sa che ci sono delle teorie moderne che dicono che il tasso di natalità aumenta con la denutrizione, cioè quando la nutrizione non è integrale, non è... Parliamo di fame specifica, cioè di fame di certi alimenti, la difesa naturale che si sviluppa è di diventare estremamente prolifici. Ora, lei sa meglio di me che perché una alimentazione sia integrale non è una questione solo di calorie, ma bisogna rifornire l'organismo di certe sostanze, cioè sali minerali, proteine e vitamine. Ora, sui terreni che sono sfruttati da secoli, e che non hanno le materie che le piante possono elaborare e che possono trasformare appunto per esempio in proteine, bisogna dare a questi terreni un nutrimento. Come si poteva fare? Come si poteva compiere quest'opera? Bisogna impiantare delle enormi fabbriche di fertilizzanti, eccetera, eccetera. Ed è qui vedremo come questo villaggio di Varsova, questo villaggio di pescatori che è al nord di Bombay, appunto con la pesca cerca di sopperire a questo. Ecco, qui siamo nel villaggio di Varsova, un villaggio di pescatori, come l'ho detto, a nord di Bombay. Vede che anche lì adoperano gli stessi strumenti per la pesca, no? Quello è lo yacht. Sono barche che si spingono al largo e rimangono 2, 3, 4 giorni in navigazione. Siamo a nord, a sud? Siamo immediatamente a nord di Bombay. Sono barche grosse, così, che portano enormi reti e vanno a fare la pesca in fondo, proprio meglio. Nei grandi fondali. Qui stanno caricando a bordo per la spedizione di pesca. Sì. Ma stanno fuori più giorni? Sì, 3-4 giorni, non so esattamente. No? Oh, quindi non pescano, se ho ben capito, insomma, non pescano per l'alimentazione. No, adesso vedrà, cioè, della pesca una parte viene impiegata direttamente per l'alimentazione. Una parte viene invece impiegata per come fertilizzante. Ecco, vede, le barche che vanno alla pesca, quella donna porta sul capo dei recipienti d'acqua potabile, perché abbiano l'acqua da bere, i pescatori. E si riforniscono di legna per fare la cucina. Appunto, questo è il problema, è questo. Il pescato viene poi utilizzato come fertilizzante, come fosfato evidentemente. Sì, non so esattamente che cosa sia, insomma questo è l'impiego. Invece cominciano a caricare anche un po' di ghiaccio per poter conservare il pesce che viene venduto immediatamente per l'alimentazione, per poterlo conservare fresco, no? Dobbiamo sempre tenere presente che qui ci troviamo in un clima molto particolare. Qui la popolazione è Maharashtrian. Le donne portano il sari in mezzo alle gambe
e fa il sari una specie di pantalone. È un modo diverso di... Sì, è uno dei tanti modi di portare il sari. Che contraddistingue questi maratti. Anche gioielli portano. Ah sì, questo il gioiello lo portano sempre, perché è una specie d'orgoglio, no? Oh, anche qui, mi pare la... Ecco, questo è un altro problema che volevo porre, insomma. Ho visto sempre, contrariamente a quello che mi aspettavo, uomini e donne lavorare insieme, continuamente, con assoluta promiscuità, fare gli stessi lavori e senza, evidentemente, senza nessuna remora, nessun imbarazzo, diciamo, senza... uomini e donne sono parificati sul lavoro. Cosa sono? Cos'è? Membri di una stessa famiglia? Sì, sono soprattutto membri di una stessa famiglia. Adesso forse possiamo interrompere e poi riprendiamo questo argomento, perché vede qui, abbiamo adesso... queste impalcature, queste centinaia di impalcature estremamente distese in tutto quanto alla costa, intorno al villaggio, e qui dove tendono questi teloni mettono il pesce a seccare, cioè il pesce che sarà poi diventerà fertilizzante. Dunque, ritornando alle famiglie, in India, vede, con quella loro mania così, o con quel loro aspetto estremamente razionale, esiste un istituto che è quello della joint family. La joint family non è più nemmeno che quelle che sono le famiglie patriarcali che anche nel sud dell'Italia si trovano dappertutto, anche nel nostro mondo, ma lì diventano addirittura un istituto giuridico. Cioè c'è il padre che è il capo famiglia e intorno a questo padre lavorano i figli, le spose dei figli, i nipoti, eccetera, eccetera. Cioè diventa un clan che lavora in una certa direzione. Ecco perché anche questa promiscuità tra uomini e donne. Poi è un clan che lavora in collaborazione con un altro clan. Quindi vede che l'organizzazione si estende così molto rapidamente, no? Ma quando lei parla di organizzazione giuridica proprio, cioè cosa ha uno statuto questa joint family? Cioè è regolata da un codice. Cioè quello che da noi non si è pensato di codificare, loro lo hanno codificato. Cioè questa è una prova indiretta ancora del loro spirito razionale, forse, no? E com'è diretta questa famiglia? Dal capo famiglia, dall'anziano o da un consiglio? Dal capo famiglia. Ecco, vede, dovunque poi ci sono i ladruncoli, no? Abbiamo visto i passerotti, i gattini che vengono a rubacchiare questo pesce, però contro i predoni più pericolosi ci si difende perché sopra queste impalcature si tendono le reti a difesa proprio dei falchi, dei corvi, potrebbero venire a rubare in maggior quantità. Ah, quindi il pesce, insomma, viene, il pescato viene disteso su dei teloni, fatto essiccare al sole, oppure appeso anche a queste... Sì, a queste quello che noi vediamo così appeso sono filetti di pesce che vengono essiccati al sole e che consumano soprattutto i parsi. Quello per consumo alimentare. Bene, questo pesce seccato poi viene schiacciato, fa una specie di polvere, di poltiglia, che diventa appunto un fertilizzante. E poi come, chi è che si preoccupa di venderlo ai contadini questo pescato? Cioè che trafila segue? Cosa c'è, un'organizzazione statale? Questo non glielo so dire esattamente, ma sono questi stessi che vanno a provvedere a la distribuzione ai villaggi più vicini. Poi ci saranno altri che faranno l'incetta e che lo trasporteranno ancora più lontano. C'è sempre questa mescolanza fra l'organizzazione privata e anche l'organizzazione statale. Comunque queste comunità di pescatori riescono a sopperire ai bisogni dell'agricoltura, perlomeno nella zona intorno al villaggio stesso. Insomma, è uno dei tanti sforzi che si sono fatti per cercare di sviluppare e di potenziare l'agricoltura. Qui, per esempio, è strano, nelle comunità di pescatori si trovano i cattolici. Al di fuori delle comunità di pescatori non ci sono cattolici. Se si incontrano soltanto in questi villaggi. Quella era una chiesa cattolica. Quella era una chiesa cattolica, un Cristo. Lavandai, Terni, eh? Sì, là si lava sempre. Questo è un bibitano, un venditore di già, appunto, che regime di vita hanno queste comunità pescatori? Cioè, cosa sono? Sono molto poveri o... Beh, sono poveri. Insomma, si stanno sviluppando anche loro, no? Cioè, anche loro hanno il beneficio di questa possibilità di produrre di più, no? Facciamo dei paragoni, insomma. Stanno meglio o stanno peggio, in parole povere, della gente di città, dell'operaio o del contadino? Ma forse stanno un po' meglio, no?
Poi hanno veramente pochi problemi, direi, no? Il problema dell'abitazione, per esempio, è abbastanza facilmente risolvibile. Sì. E che tipo di vita si conduce in un villaggio così? Lavoro, lavoro, basta. Lavoro, lavoro e basta. Com'è paragonabile e alla poi vita? Si sta molto in famiglia. Non c'è niente di paragonabile alla vita del nostro villaggio di pescatori o di contadini, non so. Ma anche i nostri pescatori e i nostri contadini non credo che abbiano molto, andranno un po' una volta a un cinematografo, no? Ma feste collettive? Sì, di tanto in tanto, in qualche ricorrenza. È vero che le donne portano i fiori nei capelli, eh? C'hanno sempre questo bisogno così di eleganza, no? E già questo è un segno. Sono fiori profumati? Profumatissimi. E non dovrei dire che l'atmosfera è molto profumata qua a Rassova, no? Con tutto questo pesce che si secca. Vede per esempio quell'immagine sulla prua di quella barca? Quella è l'immagine di un santo indiano, di un santo indù. Ah, sì. Quindi anche lì le barche si chiamano come le nostre, insomma, Sant'Antonio, sì. San Lorenzo. Sì. Belle, sono però belle come architettura. E poi ci sono, in mezzo a tutto questo enorme quantità di piccoli pesci, così ci sono questi mostri, così pesanti, grassi, no? E da questi mari che sono stati pescati quei pesci, si ricorda pochi anni fa, con le quattro zampe. Ah già, erano pesci stranissimi, mai visti, sì, prima, no? Sì. E appunto tutto questo, perfino la confezione del pesce, a parte l'architettura delle barche, delle capanne, insomma, presuppone una cultura particolare di questi luoghi, no? Hanno una certa sapienza, sanno muoversi, sanno maneggiare gli strumenti. Questa è una donna Parsi, che viene qui, siamo sul mercato del villaggio. E vedrà quanto poco pesce vendono, cioè l'indiano è sempre estremamente parco. Questi sono carnivori, sono popolazioni che non sì, questi vegetariani. Sì, non sono vegetariani. Cioè una parte di queste popolazioni non sono vegetariani. Ecco, questo è un banco di vendita. Sì, questo è un banco di vendita, è tutto decorato. Ha decorato? Sì, sempre dipinto, no? Come loro hanno il gusto così di drappeggiarsi, di decorarsi, di portare i fiori nei capelli, cercano sempre di ingentilire anche gli oggetti di uso comune. Si compra proprio poca roba, no? E non è un fatto di miseria, è proprio un fatto di modestia. Di modestia, no? Di costume, di abitudine, la modestia, la essere parchi. E qui si vendono vegetali, cioè cavoli. Io sono stato in un villaggio dove si faceva per la prima volta nella storia di questo villaggio la raccolta delle cipolle. Doveva essere un avvenimento, perché tra l'altro per fare una buona cucina la cipolla è essenziale, no? Ecco, vede, quando la marea si ritira, poi vengono a caricare anche la sabbia. Restano a secco, eh? Restano a secco, queste grandi barche rimangono a secco e si raccoglie la terra,
siccome è tutta terra piena di detriti, piena di materia organica, quindi anche questa terra serve come concime. Quindi qui c'è proprio veramente uno sfruttamento razionale e a fondo di tutte le possibilità che il paese offre per un suo miglioramento, eh? Vedi, questa è la prova che questa terra è piena di materia organica. Vedi, questi granchi così aggressivi si difendono con quella pinza più grande e con la piccola, vede come si imboccano rapidamente. Ecco, vede, queste sono barche di trasporto e per aumentare la portata di questa terra che loro raccolgono hanno costruito delle fiancate di bambù. Abbiamo sollevato una quantità di problemi questa volta. Quello più immediato è quello di questa abitudine vegetariana, della sì. Grande maggioranza, o perlomeno di una forte maggioranza. Di una grossa maggioranza, sì. E questo doveva presentare dei problemi anche pratici, peraltro, a lei, insomma, no? Il problema era in generale la cucina indiana, se vogliamo. Ma insomma, di questo poi ne parleremo. E poi, sì, c'era certo questo problema. Vegetariani vuol dire che non si mangia né carne, né pesce, né uova. Né uova, neanche le uova. Veramente è un problema serio. Adesso alcuni vegetariani cominciano a mangiare delle uova. Ho capito. Senta, poi c'è venuto fuori ancora un altro problema, perché qui più si parla, più ne vengono fuori, quello delle lingue, dell'intendersi. Questo è un altro problema. Sono quante ogni popolazione? Guardi, ci sono 11 lingue principali e poi non so quanti dialetti. Lingue, 11 lingue ufficiali? Non c'è una lingua ufficiale. E stranamente la lotta, così, che è vera nel paese, è proprio per l'adozione di una lingua ufficiale. Cioè c'è il vecchio hindi, c'è l'hindustani, che è una specie di volgare, no? Di una lingua così corrotta, che è hindi come base, e che poi ha l'urdu e altre lingue, ha parole di provenienza delle altre lingue, e poi ci sono le lingue locali. Poi ci sono queste 11 lingue più i dialetti? Più i dialetti. Va bene, ma in pratica lei, per esempio, per farsi intendere, cosa faceva? Normalmente nelle città si parla inglese, e si parla inglese però soltanto in un certo strato, cioè con certa gente. Per esempio anche i servi in città possono capire pochissime parole d'inglese. Ma vede, c'è proprio questa intelligenza dell'indiano che permette poi la comunicazione. E poi c'hanno i gesti, loro fanno tanti gesti quanto noi. Sono un po' differenti, per esempio... Invece, noi facciamo sì così e loro, per loro il sì è così. Insomma, quando uno si è capovolto, sì, Si può intendere anche con i gesti. Ma mi ricordo una volta che sono stato in un piccolo villaggio solo, la prima volta che ci sono arrivato da solo. C'è avuto la gente intorno e non si riusciva, non sapevamo come comunicare. E quando alla fine ho insistito dicendo, credevo di capire che mi domandassero da dove venivo, e ci tenevo a sottolineare che ero italiano, quindi spiegavo che ero italiano, questo ha detto qualche cosa a questa gente e sono andato a chiamare un vecchio. Questo vecchio è venuto e questo vecchio sapeva che in sanscrito, essendo una delle lingue indoeuropee, molto simile al latino e al greco, e ha cominciato a dirmi che lui, che era un vecchio, era un patrì, cioè un pater, cioè un padre, e che una vecchia donna che era lì era matrì, mater, madre, e che la gamba era pedì. E quindi, è straordinario questo, è proprio tutta la nostra storia che viene fuori. Ma vede poi anche quanta cultura, no? C'è nelle masse, proprio in un villaggio sperso, miserabile, piccolissimo. Deve essere stata un'esperienza formidabile. Senta, Rosalia, adesso io le propongo per la prossima trasmissione di parlare un po' della cucina indiana, perché sono quegli argomenti che fanno stuzzicare, sì, no? Ne possiamo, sì, e poi è una cosa abbastanza curiosa. Allora ci organizziamo senz'altro per la prossima trasmissione. D'accordo.